Si è svolta questa mattina in piazza Cavour a Favara la celebrazione in occasione del 167° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Esserci sempre, questo è il motto che anche oggi ha fatto da cornice all'intera manifestazione a cui hanno presenziato gli agenti della Polizia, autorità civili e militari della provincia, scolaresche e cittadini. A dare il via alla celebrazione è stata la deposizione di una corona di alloro ai piedi del monumento ai caduti della Grande Guerra. Poi le massime rappresentanze istituzionali hanno visitato alcuni dei luoghi simbolo della città di Favara, quali la Chiesa del Rosario e la Biblioteca Comunale Antonio Mendola. Dopo gli onori alla neoinsediata questore di Agrigento, Maria Rosa Eragi, e al prefetto Sua Eccellenza Dario Caputo e la passata in rassegna dello schieramento, si è proceduto alla lettura dei messaggi indirizzati alla Polizia di Stato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e dal Capo della Polizia, prefetto Franco Gabrielli. A prendere la parola è stata poi la questora, che ha tracciato un bilancio dell'attività e dei risultati conseguiti dalla Polizia in territorio agrigentino. Quest'anno ricorre il 60° dell'istituzione del corpo di polizia femminile, che segnò l'ingresso delle donne in polizia. Esserci sempre significa essere nelle periferie, nei centri, nei luoghi della provincia in cui si svolge comunque complessivamente l'attività. La nostra polizia di prossimità è vicina a tutti, territori più grandi e territori più piccoli. Oggi abbiamo in questa meravigliosa cornice del comune di Favara, per la quale ringraziamo il sindaco che ci ha accolto e ospitati, festeggiamo e ribadiamo il nostro motto: siamo con i cittadini di tutte le fasce sociali, di tutti i territori che fanno parte chiaramente della nostra giurisdizione. Impegno quotidiano di uomini e donne, così come hanno sottolineato sia il Presidente della Repubblica che il Capo della Polizia, il Prefetto Gabrielli, donne che si sono spese, uomini che si sono spesi sicuramente a fianco dei cittadini da tantissimi anni, dalla riforma della Polizia di Stato, perché prima era Polizia femminile, poi Polizia di Stato con la legge 121, e quindi il riconoscimento anche al valore dell'impegno che ci gratifica in tutte le risultanze che poi si riescono ad ottenere sia in ambito preventivo che in ambito repressivo. Continuiamo a lavorare così come abbiamo sempre fatto, l'ho detto alla fine del discorso, ringrazio tutti anche per il calore con cui sono stata accolta non solo dalla mia squadra della Questura, che è un'ottima squadra, ma anche dai cittadini e dalle istituzioni presenti nel territorio. Orgogliosi di essere protagonisti di questa festa, il Questore ci ha richiesto la piazza e noi in maniera del tutto spontanea e orgogliosa abbiamo detto di sì, perché è importante la presenza dello Stato all'interno della comunità, e oggi a gran forza parliamo appunto di legalità, perché non deve essere solo una propaganda ma un'azione concreta, in modo tale che possa permettere a tutti, così come dicono, che è necessario esserci sempre, quindi la presenza dello Stato che deve andare sempre a braccetto con le comunità, che devono contraddistinguersi in azioni concrete. 167 anni e non sentirli, anzi vedere e constatare con soddisfazione come la Polizia di Stato sia stata capace di evolvere e di interpretare al meglio, con le sue competenze, la funzione di garanzia della sicurezza dei cittadini. E credo che la valenza ulteriore sia la presenza di questi meravigliosi ragazzi di Favara, che oggi si sono voluti stringere attorno alla Polizia di Stato per celebrare questa giornata. Bella giornata. L'attenzione della Polizia di Stato ad Agrigento non è solo nel capoluogo, ma anche in tutta la provincia. Lo dimostra il fatto che oggi si celebra a Favara. Certamente, si celebra a Favara, valuteremo insieme ai colleghi comandanti dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Signor Questore come dislocare anche le altre importanti ricorrenze nel corso dell'anno all'interno del territorio della provincia, proprio per riaffermare che lo Stato c'è e intende sostenere i cittadini agrigentini dovunque essi si trovi. In questo anno, poco più, che sono alla guida della Prefettura di Agrigento, non mi è mai mancata da parte della Questura tutta la competenza e l'assistenza nell'affrontare le molte questioni di sicurezza e di ordine pubblico che abbiamo davanti, e associo in questo ringraziamento per i loro contributi ovviamente anche l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza con i loro verdi. Al termine della cerimonia i presenti hanno potuto godere di un rinfresco a cura dell'Istituto Scolastico Superiore Gaspare Ambrosini di Favara e di un'esecuzione musicale a opera degli studenti del Liceo Scientifico e Musicale Ettore Majorana di Agrigento, non prima però che venissero conferiti i riconoscimenti e le ricompense a quei poliziotti che si sono distinti in servizio. I nomi e le motivazioni delle onorificenze sono visionabili sul nostro giornale online siciliatv.org.
cuore di Bolzano.